Che cosa prevedono i due accordi? Uno è la proroga di un accordo che è stato già stipulato un anno fa ed è un'intesa fra tutte le pubbliche amministrazioni, ma col coinvolgimento anche delle associazioni, per contrastare il fenomeno della devianza minorile nella città metropolitana. Abbiamo costituito un osservatorio su minori, abbiamo individuato la mappa dei quartieri più a rischio e vedendo all'interno di questi quartieri che cosa offre la società, quali sono i luoghi di aggregazione, gli spazi, la società civile che si impegna. Poi abbiamo anche previsto questa intesa per cercare di intercettare i minori che non vanno a scuola. Grazie.